Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi, al solito un cosa ne penso, dell'ultimo Assassin's Creed uscito, ovvero Assassin's Creed Odyssey. È l'ultimo sforzo della Ubisoft uscito, praticamente io parlo di uscito perché ho la copia della stampa, che tra l'altro ringrazio davvero di cuore Alberto, come sempre ringrazio Ubisoft Italia. Ci sto giocando da ieri sera, che era l'1 di ottobre, mentre il gioco uscirà per tutti il 5. Cosa devo dire? Prime impressioni, al solito impressioni a caldo per quello che ho avuto giocandoci ovviamente un 5-6 ore, quello che ho visto, quello che avevo letto, ma soprattutto i lati positivi e negativi. Allora, ripartendo ovviamente ricollegandoci da Assassin's Creed Origins, quello con Bayek ambientato nell'Egitto di Cleopatra, direi che è stato fatto non un passo avanti, 10 passi avanti, però c'è un perché. Il gioco di Bayek era bello. L'unico problema che c'era su Assassin's Creed Origins è che sì, lo avevano reso misto fra un gioco d'azione e un GDR, però gli mancava ancora quel qualcosa per fare lo step successivo, ovvero proprio per cambiare aria dalla vecchia branca dei giochi di Assassin's Creed a quella nuova. Gli mancava qualcosa. E quella nuova cosa, che sono appunto i dialoghi a scelta multipla, l'ha inserito il nuovo gioco Odyssey, perché un GDR che si rispetti ti chiede due cose, no? The Witcher 3, vi faccio un esempio, per me il GDR per eccellenza, ti chiede due cose. Uno, la creazione del personaggio, che in Odyssey non c'è, però perlomeno c'è la caratterizzazione del personaggio, la personalizzazione, e ti fa scegliere fra Alexios e Cassandra, quindi fra un uomo e una donna. Quindi perlomeno già tutte le ragazze che fino ad oggi hanno giocato Assassin's Creed dovevano per forza fa sempre la figura maschile, a parte quella volta di Liberty o quel titolo dove c'era una donna, questa volta avranno la possibilità di giocare tutto il gioco nei panni di una donna, di una spartana. E questa è la cosa principale. L'altra cosa è che ovviamente devi mettere anche un po' di dialoghi a scelta multipla, perché quando vai a fare dialoghi, alla fin fine, cioè, devi parlare, le vedi parlare, no? Con gli NPC, aspetti un attimino, la sequenza che finisca, te lo ascolti, perché poi è base della lore e della storia del gioco, passano quei 2 o 3 minuti di dialogo e parte la quest, ma te non hai fatto niente. Era una cosa passiva che stavi lì a vedere il filmato, il dialogo, tutto in tempo reale ovviamente. Questa volta invece no, questa volta sarete voi a scegliere le risposte da dare. Alcune risposte saranno semplicemente lo attacco o non l'attacco, oppure gli faccio una domanda rispetto a un'altra. Però altre volte avranno, dove vedrete delle spade incrociate o comunque un simbolo, vi faranno capire che quelle scelte avranno una ripercussione su tutta la storia del gioco. E quindi, ragazzi, è una figata disumana. Questa per me è la cosa più bella che hanno fatto. La mappa ambientata nell'antica Grecia, anche qui ha un lato positivo e uno negativo. È ambientata durante la guerra del Peloponneso. Non vorrei dire una cavolata, ma circa un 10-15 anni dopo la battaglia delle Termopili, dove gli Spartani combatterono Re Serse. La mappa di gioco è veramente immensa. Vi ricordate, vi avevamo detto, la mappa di Origins è 2 volte quella di Black Flag. Ecco, se quella era 2 volte, questa è 4. Ragazzi, è disumanamente grande. Altra cosa positiva è che la potete girare tutta quanta in nave. C'era anche su Origin la parte, però se vi ricordate stavate a navigare più che altro il Nilo, no? Con le imbarcazioni. Invece questa volta si torna proprio come Black Flag, ovvero ci saranno tante isole, ovviamente, nel mare Egeo, anche posti laggiù ce n'erano e ce ne sono ancora tantissime, e non girarlo via mare sarebbe stato un insulto, solo via terra, è tutto isole, quindi e arcipelaghi, isole e tutto quanto. Sì, che le potete girare tutte quante via mare e sbarcare, un po' come faceva appunto Edward Kenway nella serie precedente. Questi sono i lati positivi del gioco, e poi ovviamente finalmente un personaggio, ve l'ho detto, o maschio o femmina che sceglierete, veramente interpretato benissimo. A parte doppiato bene, animato bene, ma finalmente, cioè, consapevole veramente di avere una personalità, che sembra una cosa data per scontata, ma una cosa che a me non mi è piaciuta. Origins mi è piaciuta da morire, anzi, come ambientazione più di questo. Però una cosa che non mi è piaciuta di Origins è che Bayek di Siwa, cioè, è sempre incazzato. Vabbè, giustamente uno dice: gli è morto il figlio. Lui fa tutto il gioco e tutto per vendetta. Ok, ci sta per svelare il culto e per vendicare la morte del figlio. Però c'è, cioè, sempre incazzato. I dialoghi alla fin fine sono sempre lui che urla: maledetti, per il mio figlio, mio bambino, vi ucciderò. Oppure che quando parla con la moglie, quei bastardi ce l'hanno tolto. Quando va a parlare anche col mercante a volte: sì, ho capito, dammi informazioni per trovare quella merda di omono che ha ucciso mio figlio. Cioè, è sempre incazzato. È caratterizzato dalla furia, dalla rabbia, però poi comunque il personaggio non ha una personalità propria. Se dovessi dargli un voto a Bayek, gli darei 1, ma non per cattiveria, è lo spirito della vendetta, però
difficilmente lo vedi in altri frangenti di vita, diciamo, quotidiana e normale. Quindi in questo i personaggi di Odyssey sono molto molto migliori. Non parliamo della componente quest principali e secondarie, che ragazzi c'è da impazzire, perché il gioco ha tipo 20-25 ore di dialoghi tutti quanti doppiati, ovviamente applauso veramente per aver fatto lo sforzo di doppiarli anche nella nostra lingua, cosa che mancava a The Witcher. E oltretutto, oltre a queste 20-25 ore di dialoghi, ce n'è 40 di storia principale, che quindi è mostruosamente tanto, più tutte le queste secondarie che, ragazzi, se volete sbloccare l'armatura e fare tutti gli obiettivi, ce ne avrete veramente, io penso, per mesi. Fra poco, tempo infinito e visto, uscirà quello nuovo, anche se hanno fatto sapere che il prossimo Assassin's Creed dovrebbe uscire fra 2 anni. Perché il succo di questo Odyssey, che è stato molto 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 criticato, qual è stato? Anch'io dico la verità, quando l'ho visto non tanto uscire, però il progetto, no, il primo teaser che durava tipo 20 secondi insieme a una sega, ambientato nell'antica Grecia, quindi prima di Origins, perché ambientato in epoca tolemaica, quindi Alexios agisce prima, durante la battaglia delle Termopili, la cosa che ho pensato, ho detto, ma ancora, cioè, Boni, Origins ci spiega la nascita degli assassini, scusatemi la parolaccia, però che cazzo mi deve insegnare? Alla fine, se di là mi ha insegnato quella cosa lì, che cosa mi dovranno spiegare invece in Assassin's Creed Odyssey? Infatti, non ho ancora ben capito dove vogliono andare a parare, però più che la nascita del culto degli assassini, è tipo, vogliono farti vivere, è questo gioco un esperimento. È proprio voler fondere a questo punto, trasformare Assassin's Creed in un GDR, però basato molto sull'azione, portandole indietro in un'epoca dove c'hai ancora un po' più di margine di movimento. Perché se loro l'avessero ambientato dopo Origins, tanti avevano detto, potevano ambientarlo durante il Giappone feudale, che l'avrei preferito 100.000 volte, però eri comunque legato ad Origins, quindi devi seguire sempre le trame, tutto quanto, i giochi di potere, templari, assassini, tutto quello che c'è. Insomma, in conclusione, questa Assassin's Creed Odyssey vale o non vale? Per me vale e gli do come voto 8,5 su 10, mi sbilancio anche di mezzo voto perché veramente ci sto credendo e mi sta piacendo da morire. Però vi è piaciuto Assassin's Creed Origins? Compratelo assolutamente. Non vi è piaciuto Assassin's Creed Origins? Compratelo uguale, perché come vi ho detto nel corso del video è andato oltre, ha fatto lo step successivo. Non vi piace la saga di Assassin's Creed in generale? Lasciatelo stare, perché poi sì, è cambiato molto il 90%, però le meccaniche sono sempre quelle dell'assassino che abbiamo conosciuto partendo dal primo Assassin's Creed fino ad arrivare fino a questo qui. Quindi mi sento di consigliarlo a tutti i fan di Assassin's Creed, o anche da quelli che non sono magari prettissimamente fan di Assassin's Creed ma vogliono provare un bel esperimento per un nuovo possibile action GDR. Quindi 8,5 su 10 e sì, ne vale la pena. Grazie ancora ad Alberto, a Ubisoft Italia e da Cordan è tutto. Alla prossima!